Il GIP Alberto Scaramuzza ha convalidato il fermo della ragazza saudita bloccata all'aeroporto Marco Polo di Venezia con due proiettili calibro 7.62 in valigia. La giovane ha gli arresti domiciliari nella casa del fratello, un imprenditore saudita che opera nel Trevigiano e che è risultato totalmente estraneo alla vicenda. La ragazza era arrivata in Italia per far visita al fratello un paio di settimane fa. Da Treviso era ripartita per un giro in Europa passando per Parigi e quindi stava rientrando nel suo paese natale con un volo con scalo ad Istanbul in partenza da Tessera. Quando è passata sotto il metal detector, il bagaglio ha suonato ed è scattato l'allarme. All'interno le cartucce inesplose, classificabili come armamento da guerra. E come se non bastasse, nel telefonino la polizia di frontiera e gli uomini della Digos di Venezia le hanno trovato una foto con una donna velata che imbracciava un Kalashnikov e la scritta Allah Akbar. È stata quindi portata in carcere alla Giudecca con l'accusa di detenzione di munizioni e armi da guerra e dopo la convalida dell'arresto il GIP ha disposto i domiciliari. Non ha fornito alcuna spiegazione plausibile su come si fosse recuperata munizioni e foto. Le indagini proseguono e i controlli delle forze dell'ordine risultano efficaci.